Sapevi che in manicomio alcuni pazienti scrivevano lettere che non venivano poi consegnate ai loro destinatari? Questi testi li possiamo considerare una unica, vera, grande testimonianza di umanità che non possiamo proprio permetterci di perdere. Alcuni pazienti, quelli alfabetizzati, hanno avuto la possibilità di scrivere delle lettere e di riversare così con in parole, desideri, i loro sogni, messaggi alla famiglia, racconti di vita che passavano fra le mura del manicomio. E purtroppo però questi racconti non sono mai stati consegnati ai loro diretti interessati, ai destinatari di questi scritti. In questi testi la speranza di avere qualcuno dall'altra parte che potesse ascoltarli. Narrare anche per veicolare questo messaggio, che purtroppo è stato da sempre inascoltato. Narrare anche per rendere omaggio a queste persone, che è probabilmente l'unica loro testimonianza umana che ci hanno lasciato, sono soltanto un gruppo di frasi su un foglio. Il nostro compito è quello di salvare quello che è prossimo all'oblio, alla perdita, per trasformarlo in qualcosa di grande valore umano. E questi scritti lo sono veramente qualcosa di grande valore umano. La lettera che sto per leggerti è stata scritta da Annalisa, una paziente ricoverata in manicomio. Ho dovuto sostituire i nomi che lei ha citato perché motivi di privacy me lo impediscano, però ho lasciato inalterata la sua struttura narrativa. Gentilissimo signor dottore, questa lettera gli scrivo a lui, Antonio, per dirgli che sono assai stanca di stare qui nell'ospedale di psichiatrico, perché invece di stare meglio sto peggio, perché quando sono calma mi fanno agitare, facendo credere che vado a casa, invece rimango di più, perché voi avete fatto le carte di entrata e adesso non di uscita per incontrare il matrimonio verso la felicità. Con un giovanotto con gli occhi blu e capelli castagni, di nome Savic, amico di Matteo. Sì o no? Voglio la risposta, hai compreso? La domenica, signor Antonio, che cosa fai? Telefono forse a Claudio, ossia Andrea, sempre medesimo nome, di farmi morire oppure di portare al cimitero ben viva? E seppellirmi così, davanti agli occhi di Savic. Perché non ha sofferto abbastanza. È così duro far capire al dottore la mia vera vita. Leggi il libro dei piccoli martiri. Antonio caro, mi raccomando, se vai in chiesa, di pregare Dio di uscire più presto possibile di questo maledetto manicomio. Hai capito? Portare fuori di qua lui, dottore Antonio e Savic. Tre e basta. Presto possibile, altrimenti me ne vado fuori da me sola. Perché non vado a dormire nelle pensionanze come una povera orfanella e disprezzata infermiera. Perché manca lui e c'è troppa gelosia. Parti subito di improvviso, trovati qui alle ore 4 in casa di dottor Claudio prima di lunedì. Parti subito, presto, che voglio uscire di qua. Sono stanca. Ricordo il regalo di 14 settembre e non 18. L'inferno è rosso, il manicomio è giallo, come Francia e Parigi. Non fa le orecchie di mercante, benché c'è la guerra di Tommaso, voi, oppure Tommaso, verrà a tirarmi fuori di qua. Finito. Tutte le domeniche avrai una lettera da me affinché abbia la risposta. Saluti e baci.